ma mi devo scusare per il ritardo, ma però porto anche i saluti di una grande manifestazione che si sta svolgendo a Milano e che io, a cui ho potuto dare solo il saluto, la manifestazione di libertà e giustizia, dal titolo che ha riempito il rito di Piazza Castello, quindi con grande partecipazione, e il cui titolo, come forse molti di voi sanno, era Ricucire l'Italia. E proprio dal palco, oltretutto c'erano molti torinesi, tra cui Zagrebeschi, ma tanti ragazzi e ragazze, giovani o meno giovani torinesi, che sapendo che venivo a Torino mi dicevano di salutare Torino. E quello che è stato bello è che Sandra Bonsanti, quando mi ha presentato, sapendo che io venivo a questo seminario, ha detto: questo passaggio Milano-Torino e questo incontro Milano-Torino è un filo che si attaglia perfettamente al titolo della nostra manifestazione, Ricucire l'Italia, perché è proprio dalle città che può ripartire, dalle comunità locali, che può ripartire quel vento della buona politica che speriamo tutti possa rinnovare anche la politica nazionale. Chiaramente che non significa antipolitica, ma significa qualcosa che va oltre la politica tradizionale, che rappresenta quella partecipazione che le ultime elezioni amministrative hanno mostrato esserci in tutto il paese, che unisce forze vive della realtà cittadina italiana, che vanno dall'associazionismo al volontariato, anche ai partiti un po' rinnovati perché di questo ne hanno bisogno, e ai tanti cittadini impegnati che c'è, che alcuni la chiamano società civile, la chiamano cittadinanza attiva, ma che hanno lo stesso spessore forte di volersi impegnare in prima persona per cambiare la società. In questo cambiamento della società chiaramente l'impegno nel contrasto alla mafia è qualcosa che è fondamentale, perché è del tutto evidente, dalla domanda mi si conferma questo, che l'infiltrazione mafiosa ormai è in ogni istituzione, il tentativo quantomeno in ogni istituzione, e soprattutto si insinua, cerca di insinuarsi nei luoghi dove c'è ricchezza, c'è sviluppo. E se uno ragiona com'è la situazione italiana oggi, dopo la crisi, e come temo potrà essere anche in tempi intermedi, spero non nei prossimi anni, ma sicuramente nei prossimi mesi, forse anche di più, noi avremo una situazione in cui ad esempio di grandi opere al sud non ce ne saranno, mentre le grandi opere, se ci saranno, saranno al nord, e tra queste sicuramente l'Expo 2015. Dico grandi opere al sud non ci saranno perché ormai anche il governo, pur lasciando in vita quella società che sperpera milioni di euro ogni anno, ha desistito dal pensiero di fare lo stretto di Messina, che indipendentemente dal merito era sicuramente un obiettivo da parte delle varie organizzazioni mafiose, che oggi guardano al nord, guardano da tempo. C'è chi a Milano ha recentemente, nei mesi scorsi, minimizzato il fatto. Sicuramente siamo preoccupati in una situazione in cui, ma sicuramente l'avrete già sottolineato voi, la Lombardia è la terza regione a livello di beni sequestrati alla mafia, il che è sicuramente un bene, perché vuol dire che c'è una magistratura, ci sono delle forze dell'ordine che si stanno dando da fare, non guardando in faccia a nessuno. È un bene anche perché poi questi beni vengono affidati a associazioni che in gran parte lottano alla mafia, in ogni caso che svolgono il loro lavoro sul sociale, ma sicuramente temo che sia solo la punta di un iceberg, e quindi su questo noi ci stiamo preparando. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto, una delle cose più importanti è quella di avere delle regole sui bandi di gara. Io credo che, come sempre, bisogna muoversi in tre direttive: quella che è l'operato della magistratura, quello che è l'operato di una cultura diffusa antimafia, quindi dell'educazione. Quando si diceva, non so se sarà ripetuto anche in questi seminari,
talvolta serve più un maestro elementare che una pattuglia di polizia. È qualcosa che in alcune zone è anche vero, però sappiamo anche che ci deve essere anche la pattuglia di polizia, perché altrimenti quel maestro non riesce neanche a dare quello che deve dare con le sue parole, con il suo insegnamento. E il terzo aspetto quindi è quello della lotta all'economia mafiosa, che è una lotta che si infiltra sempre di più in meandri, che è difficile scoprire, perché la mafia si è fatta intelligente. La mafia che una volta era la mafia militare, che lo dicevo in un libro che abbiamo recentemente presentato con Nando, è una mafia stupida, è invece diventata una mafia intelligente, che ha anche capacità e possibilità e anche ingegni, perché spesso si serve di professionisti anche di grado e di livello elevato per infiltrarsi, cercando di non dare adito alla possibilità di essere scoperti. Da questo punto di vista i temi sono poi quelli normali, tant'è vero che vedendo qua io pensavo a questo, che un sindaco a seminari del genere non dovrebbe solo venire a dare un saluto, ma purtroppo siamo impegnati ad altri, ma dovrebbe veramente ascoltare per confrontarsi e per imparare, perché poi è in questi seminari che emergono anche realtà che sono fondamentali, che spesso neppure la magistratura conosce, perché solo chi è sul territorio, chi è in una piazza, chi vive in un quartiere riesce a capire prima ancora della magistratura, prima ancora delle forze dell'ordine, prima ancora della politica, prima ancora dell'istituzione, se c'è qualcosa di strano. Lo diceva un valente magistrato nei giorni scorsi: a noi arrivano le notizie crimis, ma chiaramente chi viveva in quella zona, chi aveva il negozio piuttosto che l'industria, piuttosto che il piccolo esercizio in quella zona, o anche il semplice cittadino, ha la possibilità di captare qualche cosa di anomalo, dell'anomalia e dei comportamenti strani, delle modifiche strane all'interno di un esercizio, e che può essere il segnale, se subito dato in mano a degli esperti, per capire che ne sta succedendo qualche cosa. Allora il primo ritorno al problema che non è il primo, ma sicuramente è uno dei fondamentali, il tema di quelli che saranno i bandi su Expo 2015. È partito già il primo bando, la prima gara, per un importo che nel contesto totale non è significativo, ma stiamo parlando di 90 milioni di euro, magari tutto quello della pulizia dei terreni di Expo 2015. E qua è successa una cosa che a me ha molto colpito. Non, voi mi conoscete, io sono molto prudente, quando vedo dei segnali voglio approfondirli, ma non è che do subito delle risposte rispetto a qua c'è infiltrazione della mafia. Però sicuramente un bando vinto con un ribasso del 47% colpisce un po', perché le alternative sono due: o ha sbagliato a fare la base d'asta colui che ha fatto il bando, e quindi in particolare Expo 2015, o dal momento del bando al momento dell'assegnazione e quindi delle proposte è successo qualche cosa a livello economico che fa aumentare e diminuire i valori e i prezzi in modo così significativo, o c'è qualche cosa di strano. Lo stanno verificando gli esperti, lo stanno verificando Expo 2015, che è una società del tutto sana, questo voglio ribadirlo, però io ho ritenuto non solo denunciarlo, ma d'accordo con l'amministratore delegato Sala, abbiamo preso l'impegno che tutti i prossimi bandi saranno fatti, bandi, gare, saranno fatti con meccanismi diversi. E su questo, meccanismi diversi, io parlo sempre di offerta economicamente più vantaggiosa, però pare che anche qua, anche su questa ipotesi, che è la cosa che va di più al momento, io sono anche commissario straordinario, che è un grande onore, ma è ancora un più grande onere, perché quando si dovranno fare delle scelte d'urgenza, che dovranno anche avere, giustamente perché sei in ritardo, la possibilità di limitare alcune regole, di scavalcare alcuni paletti, sono decisioni del commissario straordinario. Io sono terrorizzato per un anno di questo, sono veramente terrorizzato, ma siccome so che sono circondato da persone che mi garantiscono, ho accettato volentieri questo incarico, che del resto forse era più opportuno che l'avesse il sindaco di Milano che l'ex sindaco di Milano o qualche di un altro scelto dalla classe.
Ecco, sempre sulle gare, volevo dire, io ho fatto la proposta, quindi c'è l'impegno adesso di andare in una direzione diversa, già la seconda gara che sarà quella sulla piastra, quindi stiamo parlando di 300 milioni di euro, ci saranno modalità diverse, ma qua entro nella seconda scelta che abbiamo fatto, e cioè quello che il sindaco di Milano si avvale di una serie di esperti, e di cui conoscete già i nomi, ma di cui Nando è uno dei rappresentanti insieme a Giuliano Turone, che ho salutato adesso venendo a Torino proprio all'altra manifestazione, insieme al procuratore della Repubblica di Varese, a Gerardo Colombo, che però al momento non ha dato la disponibilità perché è impegnato, ma ha dato invece una disponibilità per i prossimi mesi. Ho dimenticato qualcheduno. No, ecco, Bettanegadola lo siamo perduti. Sì, l'avvocato Umberto Ambrosoli, che direi che è una garanzia da tutti i punti di vista, e dà anche una forza, un segnale forte alla città rispetto a uno un po' più giovane di noi, Nando, che si impegna in questo campo. E in più Luca Bettanegadola, che è un architetto, un opinionista anche di Repubblica Milano, che si è sempre occupato di questi temi e che è un esperto proprio degli appalti e dei subappalti, e che proprio l'altro giorno mi ha mandato una relazione in cui fa anche delle proposte concrete diverse, che sono più tranquillizzanti sicuramente rispetto all'offerta economicamente, sicuramente non basta. È fondamentale, e su questo non solo abbiamo già lavorato, ma stiamo partendo concretamente, una commissione di esperti che avranno la massima libertà di lavoro da parte del sindaco e della giunta, e che potranno intervenire laddove ci saranno segnalazioni, fare una valutazione che non è solo una valutazione complessiva, ma è una valutazione che può derivare anche da rapporti spesso anche fiduciari con soggetti che istituzionalmente si occupano di contrasto alla mafia. E questa secondo me è una grande ricchezza, soprattutto in una città che per tanti anni, credo per 18 anni, non ha avuto una commissione antimafia a Milano. Terzo, è una commissione antimafia consigliare, che io ritengo estremamente importante, che non lavorerà in parallelo ma con intersecazioni continue con il gruppo di esperti, e il quarto è quello di un grande lavoro a livello di mobilitazione nelle scuole, quello che voi avete fatto in questi anni nelle scuole e nelle piazze. E su questo proprio ieri ho avuto degli incontri con alcune fondazioni che si mettono a disposizione della città per far sviluppare dalle scuole, ma arrivando fino all'università e quindi arrivando anche sui luoghi di lavoro, quella cultura antimafia che non è la cultura del sospetto. È la cultura che, almeno secondo me, è la cultura che fa dire là dove c'è l'anomalia concreta deve susseguire necessariamente una verifica, un accertamento fatto da persone di cui ci si può affidare, persone competenti. Il quarto aspetto su cui si lavorerà nei prossimi mesi è quello di creare all'interno del COSDE, cioè del gruppo di persone, di soggetti che hanno incarichi istituzionali dell'antimafia, un gruppo di lavoro con rapporti continui con le guardie di finanza, forze dell'ordine e magistratura, ognuno nel proprio ruolo, ma in modo da avere un continuo rapporto. Queste sono le problematiche che ci sono, queste sono le risposte che stiamo dando. Consideriamo che adesso inizia l'infiltrazione, il tentativo di infiltrarsi sicuramente all'interno del gruppo. Quello che invece è ormai assodato, non voglio fare polemiche, quindi qua non do dati, perché ogni volta che do dati sorgono polemiche, ma ormai è assodato che purtroppo Milano, l'hinterland di milanese, è diventato un luogo dove la mafia ha deciso di investire da tempo, in previsione dell'Expo, ma anche prima dell'Expo, la gran parte dei suoi beni. E da questo punto di vista il Comune può avere un ruolo fondamentale, che io collego con un altro ruolo che avrà e su cui stiamo già lavorando, e cioè noi stiamo creando, non so se ne parlavamo anche col sindaco Fassino, non so se anche lui stava andando avanti su questo tema o forse anche più avanti di noi, e cioè anche sulla base delle ultime normative che permettono al Comune di avere
una percentuale significativa, adesso addirittura del 100%, in passato del 50%, dell'evasione fiscale, cioè delle multe, delle sanzioni derivanti dall'evasione fiscale, le cui segnalazioni, al cui accertamento si arriva con le segnalazioni del comune, il comune deve avere una, io la chiamo task force, un gruppo di lavoro che sia impegnato in questo campo. Non c'era, lo stiamo creando, abbiamo già trovato personalità di livello che sono disponibili a lavorarci sia all'interno della struttura comunale sia altre gratuitamente. Significa intersecare tutti i dati che il comune ha, e sono tantissimi, il comune può avere tutta una serie di dati che intersecati insieme dimostrano là dove c'è una ricchezza che non ha spiegazioni, se non che derivi da qualcosa di Stato. Può essere evasione fiscale, ma può essere anche invece riciclaggio di denaro sporco. Su questa, credo, operazione si deve lavorare insieme, devono lavorare sia coloro che sono impegnati nella lotta all'evasione fiscale, che oltretutto permetterà di far entrare ricchezze nel comune, sia dall'altra quelli che opereranno nel contrasto alla mafia, che servirà a evitare che si arricchiscano le mafie a danno chiaramente della collettività. Grazie. Non vorrei tornare sulle polemiche, perché le polemiche sono spesso sterili. Stamattina il nostro ospite qui, che ha parlato, ha raccontato di tutte le vicende milanesi, ha anche ricordato la polemica su, perché è il primo sindaco, sei il primo sindaco che dice che a Milano ci sono le infiltrazioni mafiose. Qualcuno dagli organi di investigazione e istituzionali ha risposto seccamente: non è vero. E come si fa a questo punto a dare una parola certa, insomma? Bisogna dire, se c'è la mafia è per combatterla, non è che uno dice se non c'è allora diventa una giustificazione per non combatterla, e questo è un problema. Allora, una parola certa su tutti i reati, sulle estorsioni, su chi paga il pizzo, non la si potrà mai dare, perché tutti sanno che purtroppo ancora oggi, finché non ci sarà una città e una società migliore, ecco, dico, ma oggi è difficile dare dei dati certi. Quella è l'unica cosa certa, che non possono essere dati come sono stati dati da parte di un rappresentante delle forze d'ordine, che poi ha chiarito che c'era stato un equivoco, come dati il fatto che, dati rispetto al pizzo, il fatto che in Lombardia ci sono state in quest'anno solo 10 denunce, e quindi i dati che avrei dato io sarebbero stati totalmente infondati, perché ci sarebbero state solo 10 denunce. E dicendo, aggiungendo tra tutte queste 10 denunce di estorsione o di pizzo, 3 o 4 sono fatte da giovanotti che rubavano la macchina e poi chiedevano una determinata somma per la restituzione. Sappiamo tutti benissimo, purtroppo, e ripeto purtroppo due volte, che purtroppo chi paga il pizzo, chi subisce estorsioni, chi subisce certe violenze, specialmente da una criminalità organizzata, troppo spesso non fa denunce, non ha la forza di fare denunce. Quindi dare dei dati o dare delle indicazioni sull'esistenza o meno della mafia in un certo territorio, delle organizzazioni criminali in un certo territorio, sulla base delle denunce, io credo che sia assolutamente fondato, lo dice la mia esperienza professionale, lo dice diciamo gli studi occupati, ma lo dice la storia. Io voglio dire che i dati che io avevo recepito, quelli che ha provocato quella polemica, sono dati che venivano da un studio di un autorevole quotidiano. A Roma e Milano un locale su 5 è della mafia. Allora, anche questo probabilmente è uno studio sulla base dei dati, ma è uno studio che non può tener conto solo delle denunce, deve tener conto anche di una situazione di ombre, una situazione di mancate denunce, una situazione di anomalie. Quando un negozio, e a Milano capita spesso, ma a Roma anche, a Torino non lo so, me lo dovrete dire voi, cambia nel giro di 5 mesi 5 proprietari o 5 gestori, e quel negozio si vede che continua ad andare avanti anche se vuoto dalla mattina alla sera, qualcosa di strano c'è, e mi fa pensare che quel qualcosa di strano, che quello sia uno strumento di riciclaggio. O quando invece un negoziante, un piccolo negoziante, a Milano sono tanti, deve mollare
la propria attività che portava avanti da anni, anche con difficoltà, in certi quartieri mi fa dire che se a un certo punto abbandona e se non c'è ad esempio un aumento del prezzo giustificato dell'affitto, se non c'è un motivo specifico che deriva da una situazione modificata in quartiere, vuol dire che qualcheduno può avere chiesto il pizzo, e siccome poi quando glielo si fa chiedere spesso dicono non che l'abbia pagato, ma che chi si è stato chiesto abbia deciso di non pagarlo e abbia preferito abbandonare, o addirittura situazione opposta, l'abbia pagato che gli ha limitato evidentemente i guadagni e ha dovuto mollare. Questa è una realtà che purtroppo a Milano, in Lombardia, nella provincia, è una realtà ormai assodata da tutti, che nessuno nasconde, che è sbagliato però contrastare con dei dati e delle denunce. Su questo io sono abbastanza convinto. Quindi io credo che sia giusto questo, niente allarmismi, ma niente minimalisti. Non minimizzare è fondamentale, non è neanche giusto allarmare, ma dare dei segnali forti che si preparano le contromisure, gli argini contro la mafia, e dire chiaramente che bisogna costruire, imparando qui sì dalla Sicilia, quel connettivo di forze sane della città per la denuncia e per il contrasto è fondamentale. Io credo che questa sia una delle grandi novità che ci viene da Roma e che a Milano ha subito fatto sua, dalla Sicilia a Milano ha fatto subito sua. E questa alleanza sindacati, Assolombarda, cioè la Confindustria, Assimpredi, il Comune di Milano, per far sì che si sia uniti nelle denunce e addirittura si pongano anche dei limiti alla partecipazione di un'associazione, chiaramente quella sindacale da sempre, ma anche delle categorie, diciamo, dell'industria e del commercio, se a quel punto c'è solo il timore che non si faccia il proprio dovere nella denuncia, quando c'è qualcosa da denunciare che danneggia l'intera città. Io credo che su questo noi abbiamo molto da imparare, però passi avanti se ne sono fatti tanti. Io quando ho letto, perché me l'hanno mandato, è stato molto interessante e credo che lo useremo molto su Expo 2015, un protocollo di legalità tra, che è sottoscritto da Prefettura di Palermo, Confindustria Sicilia, una società che qua non nomino, e i sindacati nazionali, regionali e principali, io dico che siamo a buon punto. Quello che è stato fatto in Sicilia lo stiamo facendo anche a Milano. Credo che la grande novità è l'impegno di Confindustria, di Confcommercio, ma un impegno reale, non solo a parole, perché hanno capito che poi non contrastare quello che deve essere contrastato danneggia i lavoratori onesti e quindi danneggia la maggior parte delle loro iscritte, e questo è fondamentale. Per quanto riguarda i sindacati, credo, e l'associazione, queste sono da sempre in prima fila nella lotta a mafia, però è importante che ci sia questa coesione, questo gruppo d'insieme, perché spesso solo incrociando i dati o le segnalazioni o le notizie o il clima che si respira si può arrivare all'accertamento di una verità anche giudiziaria.